Eccoci tornati. Allora, basta filosofia che se no mi intristisco. Notizie, date notizie. Parliamo di calcio. Parlate di Parliamo calcio. dell'allenatore, dai. Vai, Gianni. Allora, allenatori, io sempre faccio le premesse del caso, quello che so io, quello che mi risulta a me. In questo momento andiamo anche qui per esclusione. Allora, tutte le voci che erano state fatte, Ezzelino Capuano, Facciamo no. l'identikit, no? Così magari capiamo. All'identikit, questo, allora, l'identikit è sicuro. L'ha confermato il direttore sportivo, ma l'hanno confermato altri ambienti ternani, della Ternana. L'identikit è una figura giovane, Quindi Capuano, quindi Ezzelino Capuano no, un allenatore giovane con idee interessanti. Mi è stato detto dovrà essere un po' il nuovo Beretta, quello che avevamo visto Mario Beretta di 20 anni fa, con un po' di esperienza in Serie C, ma con tanta voglia di fare. Da questo punto di vista, quindi, scartiamo in maniera abbastanza perentoria, Eziolino Capuano, con tutti quei nomi che ho sentito, quindi semplici piuttosto che altri nomi, insomma. magari Quindi semplici in andiamo su Serie un quarantenne, andiamo su un C. Esatto. allenatore che magari fa un calcio propositivo anche giocando 3-5-2, ma con idee abbastanza chiare. Detto Propongo questo. Alessandro Marri, sia chiaro. Anche Alessandro sta qui, io, però ci famo o Alberto pagare. Favilla o Alessandro Mari, Però via. Alessandro Mari io gli faccio procuratore, quindi. Con tutto il rispetto per Alberto, ha detto giovane, Giovane. no, non vorrei fa Mettiamo a polemica. disposizione. Alessandro è a disposizione, In che questo c'ha anche momento, bella presenza. secondo me, in questo momento, se dovessi puntare su un cavallo, l'ho fatto per primo il nome a Umbreon, su Umbreon qualche giorno fa, il profilo giusto è. Il profilo non giusto, quello che la Ternana sicuramente ha attenzionato e continua a farlo è quello di Marco Marchionni. Attualmente non ha squadra, è stato esonerato dal Potenza 2 mesi fa, ad Aprile. aprile, era stato ingaggiato però a dicembre 2023, è stato esonerato con il Potenza in zona di retrocessione, poi magari ce lo dice meglio anche Alessandro, Curriculum. Marchionni, beh. Allora, ha iniziato da poco, è stato allievo di Silvio Baldini, ha fatto una promozione dalla Serie D alla Serie C, non mi ricordo con quale squadra, Novara. con il Novara, poi ha fatto un buon campionato a Foggia arrivando, mi pare, nono, arrivato ai playoff, Foggia fece un bel campionato. e fa un 3-5-2, però insomma abbastanza Cari elastico. 3-5-2. Ecco, questo secondo me è il profilo, Profilo. in questo momento se dovessi dare probabilità è lui. Questo è l'identikit di tutti gli allenatori, no? Anche ieri sera stavo guardando la nazionale, anche Spalletti si è rimesso la difesa a 3. Ho visto Carrarese, Vicenza, Vecchi si è messo la difesa a 3. Ci dici che Che ci pensi sarà? tu, che insomma sei il più esperto di tutti gli allenatori, di questo ragazzo, fosse lui, perché ancora non abbiamo conferme, il direttore sportivo su questo è stato abbottonatissimo. Ecco. Allora, Ma non lo sa manco lui. No, no, lui lo sa, lui lo sa da benissimo. quello che ho Io visto fammi io. provocare, Dino. No, Capo Zucca, scusa, Cosa sto a fare qua? confermo Livia. Il direttore sportivo dice che, Che l'ha già che l'ha già scelto, scelto, ha te lo le confermo perché me l'ha detto anche a idee chiare. Non è me. che sta. Il problema è che tipo di progetto poi gli Sì, dai a però l'ingaggio di proporre? Marchionni penso Una sarebbe un problema. robetta. Beh, Robetta non è che è bene, Beato diciamo, lui, e mi con un reddito di guadagnarci cittadinanza, però certo io. non Ma io è che. pensavo che ci facevamo da in prestito anche un allenatore, già ci Beh, non stavamo. escluso, Alessandro. eh. Da un allenatore primavera, tu vai, vabbè, a fare un anno lì, vediamo un po'. Posto che Alessandro non è stato contattato, no? No, no, io non sono stato contattato. Dici un po', secondo te, che. Allora, secondo me è un profilo interessante. Sì? Anche se Fa. nonostante l'esonero, nonostante Ma insomma un po'. diciamo l'esonero lascia comunque sia in alcuni, cioè alcune volte gli esoneri lasciano il tempo che trovano, nel senso che bisogna vedere Il bene la situazione contesto. ambientale, il contesto, la società, quello che dicevo prima. Cioè, se no parlare di esonero, cioè spesso è riduttivo. Vabbè, nel Quindi complesso, siccome nel tu insomma complesso abbiamo secondo me è un detto. allenatore interessante, applica, io me lo ricordo col Foggia. E lui applica questo 3-5-2, poi spesso giocava 3-4-1-2 con tre quarti sottopunta, due attaccanti vicino.
Quindi un modo di giocare è abbastanza aggressivo, quindi potrebbe essere un profilo interessante. Secondo me interessante, ma se non me ne erro è dell'82, quindi dovrebbe avere 42 43. Anni, quindi ecco, 43 da compiere, quindi potrebbe avere voglia di rivalsa, così come ha voglia di rivalsa la stessa Piazza Rossoverde. Nel profilo infatti è stato detto uno che abbia molto entusiasmo. Esatto. Tra l'altro vive di Monterotondo, non so se vive ancora a Monterotondo, però insomma qua a vicino. Due passi, diciamo. Sì. Tra l'altro, Marchioni, per esempio, dei nomi che avevo letto, scusa, poi non l'avete citato, io ho letto anche dal canto e secondo me, per quello che ho visto, anche lui adesso è passato al 3-4-1-2, adesso tutti vanno con questa difesa a 3 per guadagnare gli uomini sulla linea, e a me non piace tantissimo. Vabbè, questo ci dovremmo adeguare. Non è che interessa, no, io so per la difesa a 4 e il play davanti alla difesa. E il play davanti alla difesa. Ma sai, io discorso, credo, questo però è a pensieri personali. Quindi tu preferisci dal canto come profilo. Io preferisco dal canto, anche se è stato generato la Carrarese e poi la Carrarese con Calabro è andata in Serie B, però dal canto viene da dalla primavera della Juve. Quindi ha fatto una preparazione e una scuola da allenatore su un ambiente serio e ha le idee, secondo me, giuste. Soprattutto sa come lavorare con i giovani. Quando tu hai le idee poco chiare e hai comunque sia disponibilità economica limitata, l'abbiamo visto l'anno scorso, vai a prendere i giovani. Quindi un allenatore che già ha avuto esperienza con del settore giovanile, con dei ragazzi, nella fattispecie con la Juve vinse pure mi sembra la Supercoppa, se non erro, qualcosa vinse, quindi ha lavorato bene, secondo me è un aspetto non secondario. Alessandro, faccio notare che la Ternana le ultime promozioni le ha fatte con tutta gente che non ha mai vinto niente prima. Vero. Perché sì. Lucarelli vince un campionato senza che prima avesse vinto niente, Toscano stessa cosa, aiutatemi un po', no. Chi aveva vinto Toscano prima? Niente, Serie C non mi pare proprio. Poi chi ci sta? Toscano era un allenatore interessante che mi sembra cioè, stato l'anno di Magni c'era Liverani si salva però, no? E comunque veniva dalla Serie C2 inglese Liverani, sì. Veniva sì. Da lì però, sì. Cioè, io non penso che ci serva per forza un allenatore super esperto, ce lo dimostrano le quattro promosse della Serie C quest'anno, no? Chi è andato su Calabro, per carità, è un allenatore esperto, me lo ricordo, l'ho intervistato, non è neanche mister simpatia, però Calabro, bella, certo, non è mamma santissima. Bella squadra, no, però giocava molto bene. Le squadre di Calabro l'ho visto giocare, non male, peggio. Si era parlato anche di un possibile ritorno di Toscano, ma a me è stato smentito. Ma Toscano... Anche perché non credo che verrebbe a terra. Il discorso che dici di Calabro è quello che ti dicevo degli esoneri. Cioè lasciano il tempo che trovano, perché Calabro comunque sia non ha fatto mai chissà cosa. E se tu quest'anno vai a vedere la Carrarese, applica un calcio serio. Aggressione, riaggressione, 3-4-2-1, corsa. Ragazzi, fino a 8 sembrava Van Basten ieri. Il Carpi di Calabro era qualcosa di inguardabile, sì. Di più. Comunque, questa squadra organizzatissima, equilibrata. Con i miei occhi. Di fronte a una Ternana tipo Cesci, se non mi sbaglio, addirittura, Calabro venne a tenere e prende un puntarello con un catenaccio incredibile contro una squadra che se per caso... Perché non riprendere Pochesci? Che se per caso... Guarda, ma in questo circo... tanto, cioè noi faremo un campionato ridicolo, secondo Madonna me. Madonna mia, assurdo! No, lo dico, perché no, calma! No, ridicolo non... Calma! In Serie C no, dai, calma, prego. Fa un campionato ridicolo in Serie C e di calma, le premesse ci sono tutte, perché se tu fai un'analisi dei giocatori che è in rosa adesso la Ternana, poi dopo voglio vedere quanti ce ne stanno all'inizio campionato, perché io non ti parlo neanche di Donnarumma, che non mi piace tanto, di Tacchio, che mi piacerebbe, Bogdan, che se fosse sano per la difesa sarebbe un lusso. Martella quest'anno con Zaffaroni, braccetto di sinistra. Tutti questi giocatori, io gli dico, questi non ne vedremo manco uno perché costano troppo. Ma io ti parlo dei vari Casasola, Luperini, lo stesso De Boer, ma secondo te questi noi ce li teniamo? No, però ti posso fare hai detto?
No, no, aspetta, però ci arriviamo. Quindi facciamo il fuori tutto un'altra volta. Se, facciamo due ipotesi. Ipotesi A, la Ternana non vende nessuno. C'è una squadra che lotta per andare in Serie B. Certo, assolutamente. Ok, sei d'accordo? Ma non credo che sia Casasola, Giannarilli, Luperini, Viviani, la Boigo, Ferrante di ritorno, Rovaglia. Okay. Se ci avessi i soldi per mantenere questa squadra, c'è la squadra, Rovaglia. La squadra fatta, pronta, qualche ragazzino e te la giochi, e te la giochi per vincere. Capuano, ragazzi, supponiamo, allora, supponiamo invece che la Ternana fa fuori tutto un'altra volta. Torniamo al discorso di Cerino. Going out of business, come dico. Allora, senza fargli i conti in tasca, Guida, la Ternana incassa 1,5 milioni dal paracadute dalla Serie B alla Serie C, almeno questa era la quota di un anno e mezzo fa. Poi incassa i contributi per il minutaggio dei giovani. Il regolamento della Serie B dice che per quest'anno ancora viene pagato il minutaggio per gli under 23 e under 21. Il monte totale ingaggi era di 50 milioni per la Serie B. La Ternana è una delle squadre che ha fatto giocare di più giovani. Io adesso non te lo so quantificare perché non si trovano le tabelle, i coefficienti e tutto quanto, quindi non lo so. Però spannometricamente, se il budget a disposizione è 50 milioni, perché nella stagione 24-25 la Lega di Serie B pagherà solo il minutaggio per gli under 21 e non anche gli under 23, di questi 50 milioni io penso che qualcosa si incasserà. Poi c'è la valorizzazione, questa inferiore, delle varie squadre di Serie A che ci hanno dato i loro ragazzi, Amaducci, Lucchesi, eccetera, eccetera. Lì la Fiorentina, piuttosto che Bologna, pagavano alla Ternana un premio di valorizzazione. E quindi c'è questo. Poi, dopodiché, la Boico c'ha triennale, quindi ancora due anni, Viviani uguale, Casasola uguale e Meluperini mi pare uguale. Sì, allora, no, Luperini, se te li vendi, Luperini c'ha la triennale. 2025. No? Allora, 26. Quindi triennale, ha fatto un anno. Se te li vendi questi qui, non è che ci tiri fuori i milioni. Abbiamo anche la Boico fino al 2026. Ecco, tra tutti e quattro, cinque, a tenermi basso, cioè fai mezzo milione, cioè 100.000 euro al calciatore, perché queste sono le cifre che girano in Serie C, se anche ce lo fai è un altro mezzo milione più risparmio dell'ingaggio. Se non ce lo fai è chiaro che c'è uno squadrone. Allora io quello che ti voglio dire, non è proprio una scatola vuota la Ternana, come sento dire che sì, sono, ma tutti non la puoi mantenere. Giannarilli per esempio, che è 2025, tu hai due possibilità, no? La prima è quella di valorizzare Vitali e dire a Giannarilli: guarda Anthony, trovi Vitali non è sotto contratto, però, tra l'altro però c'è un accordo che sarebbero per... però Casasola piuttosto che Luperini, io penso che ce l'hanno mercato in Serie B. Non credo che Casasola sia un giocatore che non trova una squadra in Serie B, quindi non sono, ripeto, parliamo, è stato chiamato in Italia per fare la Serie A della Lazio, ci ripigli 100.000 euro per Casasola? 150.000 euro? Ma Luperini anche 200. Ma io mi sto tenendo più. Quindi qualcosa ce l'avrai per fare il campionato. Gianni, ma anche lo stesso Corrado comunque sia. Qualcosa con Corrado ci fai, ma non è che ti Corrado, però per mandarlo a giocare da qualche parte con quell'ingaggio ce ne mette sopra perché qualcosa. Alessandro, tu. Viviani che è tornato negli ultimi minuti, ma Viviani c'ha Serie C, quella da fermo fa l'ingaggio c'ha Corrado, perché Corrado non lo so, ma io penso sui 600.000 euro lordi. Ma Corrado? Ma meno. Beh, quando è arrivato era... No, ragazzi, meno, non credo. Vabbè. Io penso che la Ternana, per esempio Viviani, dicevo Speriamo. Prima Alessandro, no? Viviani c'ha ancora due anni. La Lega Pro. Viviani in Serie C, anche da fermo, se decide, se gioca... Che stipendio c'ha Viviani? Viviani, se da quello che so io, diciamo, costa come la somma tra pagare e proietti. Ecco, quindi starà sui 300-350 netti. Casa tua. La scelta di una buona azienda vuol dire scegliere un buon infisso. Marinelli e Marta ti offre innovazione e qualità di un prodotto futuristico e durevole nel tempo, con un'estetica e design sempre attuale.
Acquistare una finestra a Marinelli e Marta significa investire in serramenti che rispondono alle più recenti normative in materia di risparmio energetico, isolamento acustico e sicurezza. Marinelli e Marta, la tua finestra sul domani. Lo studio PTP è una realtà innovativa e all'avanguardia nel campo della fisioterapia e dell'ortopedia. Nel polistudio PTP si eseguono visite specialistiche ortopediche, terapie manuali, terapie strumentali e altri servizi personalizzati. Vi aspettiamo con professionalità e cortesia a Terni in via Magenta 7, perché PTP alla vostra salute ci tiene. La nuova generazione delle imprese funebri a Terni è Carducci e Giovannelli. Di Carducci Stefano e Giovannelli Stefano. Troverai da noi professionalità e cortesia. Siamo in via Campomicciolo 2830 a Terni, con telefono 0744 28 81 66, 24 ore su 24. Graziano Infissi, a Terni dal 1993. Esperienza, qualità ed efficienza su porte, finestre, persiane, zanzariere, tende, pergole e tanto altro ancora. Vi aspettiamo a Terni in via del Ser Simone 5L. Graziano Infissi. Pizza e non solo. Menù da sporto, ogni 10 pizze, undicesima in omaggio. Pizzeria La Meridiana, a Terni, in via del Ribo 139. Da leccarsi le dita. Armeria Italia, in viale Brin 74 a Terni. Vasto assortimento di carabine, fucili, pistole, munizioni di ogni tipo per l'attività sportiva e la caccia. Specializzati per ogni settore venatorio. Offre la possibilità di provare le migliori ottiche e visori termici. Grande offerta di abbigliamento per il tempo libero. Il tutto proposto con grande professionalità e serietà. Io sono la signora Concetta dello Scugnizzo e vengo nei quartieri spagnoli. Mi fa piacere dove sono nata e sono cresciuta, però pure te non mi piace. Venitemi a trovare, trovate la roba che vi piace, se non vi piace non mi pagate. La pizza, la zuppetta di pesce, il vongole, il papà, primo padrone dello Scugnizzo. Venite a dello Scugnizzo perché avere la pizza napoletana. ADSL collega aziende e privati ad internet. Megabit reali e garantiti grazie ai nostri ripetitori che offrono una copertura in Umbria e Lazio. Assistenza efficace e diretta. Prezzi contenuti, sopralluoghi gratuiti dei tecnici. Entra in contatto con il mondo Stia ADSL. Telefono 0744 403 403.
Lungo la Flaminia tra Terni e Narni, il ristorante Regno Verde vi aspetta nella grande terrazza panoramica e nei saloni interni per banchetti, cresime, comunioni, matrimoni, feste ed eventi con la genuinità dei suoi prodotti agrituristici, le carni di qualità superiore e le bontà della cucina tipica locale. Il ristorante agriturismo Regno Verde vi aspetta in strada di San Faustino 26 a Narni. Telefono 0744 74 4335. Fatto che non si possono dire nomi, ma senza farci girare intorno. Ci sta un calciatore che ritornerà a Terni, giovane, che non ha neanche giocato tanto in Serie C, che piglia 100.000 euro netti all'anno. Allora, se sono stati fatti questi contratti, perché per carità, ripeto, la domanda è sempre perché la Ternana l'ha presa Guida, ma... C'è il Piemonte, rientra? Dopo te lo dico. Maria, no, è un attaccante, se capisco. Ecco, che piglia 100.000 euro netti. No, pensavo in Dir, perché rientra, no, no, in Dir. No, rientra anche in Dir, no, però non è un attaccante. È vero, c'era ragione. Poi un giorno fuori onda racconteremo la storia di Dir. Sì, perché, ma meglio di no. Ma meglio di no. No, perché però... solo tu in Dir l'hai sempre spinto, quindi pensavo, no, sai, dice... la storia, no? Pensavo che dicessi di lui. Quando tu partire la zelletta, ma non si può raccontare, però... Vero, un giorno magari quando cadrà in prescrizione racconterà. Vedi Gianni, il problema di fondo è uno solo. Tu dici no, allora ci avrei i giocatori, ma i soldi per fare un gioco, però se li cedo quello 200, però è tutto in ipotesi, certo, è lì, tutto un ragionare, cioè non c'è sta. Allora io si comincia in un modo, allora questo è il budget, 3 milioni, 4 milioni totale, dopodiché al netto di tutte le cessioni, prestiti, quando c'è rimasto? Siamo sopra? Stiamo sotto? No, perché sennò qui, no, diciamo, il budget, navigiamo a vista. Il budget riso va sempre dopo. Tu comunque tu parti. Ma se questa... sempre dopo? Allora, se tu non riesci presidente, a presidente, giocatore, se quello io non me ne vado, presidente, se non direttore vado, generale, scelgono direttore fai? Sportivo. Zonghi direttore sportivo, è... direttore sportivo. Chi abbiamo sotto contratto? E tu prendi sotto contratto. Quindi il direttore sportivo contatta tutti sotto contratto e sente chi vuole andare via, chi è disposto a rimanere. Sulla base di quella parola ti impegni che chi vuole andare via lo dai via. E quindi inizi a depennare, sì, gli ingaggi, vedi chi deve aiutare, chi non deve aiutare. Ma Donnarumma con quell'ingaggio, chi te lo piglia? Nessuno. Quello è il problema. Io ci sto dicendo. Lanzaro, diciamo che funziona in così. B come te, e in teoria doveva averci una disponibilità almeno... non dico più bassa, ma almeno una volta simile che alla tua, tanto ha voluto che io gli pagassi un bene, cioè lui che ha giocato nella stessa categoria e percepiva lo stesso stipendio, ha voluto pure l'incentivo, come dicevi tu, no? Cioè, ti rendi conto? Certo, però tu una volta che hai fatto torna, questo, una volta che hai fatto io questo, io gli facevo portare i secchi. Scegli l'allenatore. Grande guarda, in gusto, vale più in palazzo, ricordi? Scegli l'allenatore, perché l'allenatore ti dà l'idea di gioco, che ad oggi non è mai una, almeno un paio di moduli, devi più o meno coprirli. Quest'anno non ce l'abbiamo fatta, ma se avessimo preso il terzino destro dal Bologna, Breda aveva la doppia possibilità, no? Di giocare con la difesa a 4. Comunque, Livia lo sa, no? E da lì noi stiamo ragionando sul qui e ora. Bisogna anche fare questo tipo di valutazione. La Ternana sta cercando questi nuovi soci, allora alcuni già... hanno partecipato a quella cercando. Cena, va bene Livia? Vabbè, si sa, uno si sa. Allora, diciamo che sta ostia. Ecco, siamo... questo è nemmeno però che dove avviene anche, è venuto tantissime volte, sì, lo sai, io l'ho visto tante volte liberato. Sì, di Paolo. Testo di nanno che abbiamo detto. Però... questo sta aspettando... devi alla... quando... La notizia che ha detto prima, che ha dato prima Livia, cioè il discorso di Daniello. Daniello... se dovesse, diciamo, approdare ad altre squadre, apre un altro tipo di scenari, no? Allora, io credo che non è irrealizzabile la possibilità che nel giro di 3, 4, 5 settimane entri un nuovo socio che possa dare una bella addrizzata, diciamo, a conto economico e finanziario della Ternana, che non è disastrato, secondo me, così come si sta dicendo. Cioè, è vero... Allora, lacrime e sangue, l'ho detto, io certo non mi aspetto un campionato stravinto con 10 milioni di monte ingaggi, ma aspetto però un campionato dignitoso, come ho detto all'inizio, barra che ci faccia un po' divertire. Certo, non va,
bisogna dirlo, no? Non vi aspettate che la Ternana fa la squadra per tornare in Serie B a novembre. Però neanche fare il discorso via tutti. Cioè, magari certo, quello che sì, c'è di buono. Ma si troverà, penso, segniamolo, questo punto di incontro. Penso speriamo, si deve trovare, anche perché però se tu dai la disponibilità a rimanere, giustamente, io sono felice. Aspetta, Capozucca credo che abbia dato la disponibilità a rimanere perché comunque c'era stato un ragionamento, da questo punto di vista, un pochino differente rispetto a quello che poi si è evoluto qualche giorno dopo. La sensazione è un po' questa. Cioè, se poi si ritorna a quel tipo di ragionamento, cioè costruire una squadra comunque dignitosa, comunque con un budget rispettabile, eccetera, io credo che ci possiamo stare tutti a quel discorso lì. Se invece il discorso è non ci teniamo nessuno perché siamo in grosse difficoltà economiche, a quel punto se arriva la persona giusta che vuole la società, incartiamogliela come abbiamo detto prima. In caso contrario è necessario, credo, se non fondamentale, che entrino soldi freschi e quindi nuovi soci, nuove energie, perché se no la vedo comunque complicata. Tu dici sì, la Serie C si fa con 2-3 milioni di euro, cioè non bisogna andare a spendere e spandere come si è fatto in passato in maniera veramente sconsiderata. Però anche 2-3 milioni di euro non è che sono così noccioline. Sta tutto lì. La Ternana, come ho detto prima, è un giocattolino costoso, perché chi l'ha gestita prima di Guida ha fatto dei contratti surreali per la categoria. Anche per se stesso. Ma anche per se stesso, io questo non lo so, non è che ci ho estratto conto. Ma però, si vocifera, sono delle cifre, 350.000 euro per 3 anni, ma poi io non l'ho visto il contratto. Quindi... Di chi parli? Dell'eroe della Marsica? Ma vabbè, io parlo ma anche di chi lo stipendiava, insomma, no? Perché sono loro che hanno deciso determinate strategie di investimento. Allora, a me, se mi danno 350.000 euro per 3 anni, io ci vado. Ci vado pure io. Gli dico pure che mi piace, anche se non è vero, però che me frega. Pure contratti pluriennali a giocatori che... Ma poi per delle motivazioni, francamente, di invidia tra giocatori, delle cose che lasciamo perdere. Ci sta, che le fonti ce l'avete, voi ce l'ho pure io, non vi preoccupate. Ma non ne dubitiamo. Allora, detto questo, rimane un dato di fatto. Chi si prende l'onere della Ternana, bisogna che sia un minimo trasparente, un minimo di chiarezza, un minimo di dire che vuoi fa, ci dici che vuoi fa. Ma non è che gli avevamo chiesto, oh, fammi l'Emirates, fammi la squadra per andare in Champions League, ma almeno se può sapere. Lo sai qual è stata la andiamo a parare, cioè di che morte dovevamo morire? Io l'ho detto anche la scorsa, ribadisco quello che ho detto la scorsa puntata. È una questione di rispetto. La Ternana ha provato a fare in questo anno e purtroppo è andata male. Abbiamo subito, è andata male. Mi fu detto in tempi qualche mese fa, se retrocediamo è un casino. Nel senso che la Ternana per un punto è retrocessa. Ma se fosse andato bene, oggi staremmo a parlare di una situazione eccezionale. Perché staremmo a parlare di un anno come quello scorso. Beh, no, migliore. Probabilmente avresti ottenuto il giocatore con più facilità. Però avresti vissuto. Se fossi rimasto in Serie B, era un altro scenario. Entravano 8 milioni invece non che non due. Solo, ma c'avevi tutti i giocatori che tu hai valorizzato quest'anno, che ti rimanevano. Sarebbe rimasto Amaducci, Lucchesi, Favasoli, quasi tutti sarebbero rimasti. Parte Raimondo, ecco. Rimaneva pure Pereiro, Ci poteva stare questa possibilità. Raimondo è andato all'anno del 31 doppietta. Sì, lo so, però... Tanto perché era... Ti dico... Sì, però da noi si era un po'... Attaccatissimo la maglia. Tu ti mettevi nelle condizioni non soltanto di tenere tanti giocatori, ma di chiudere il 25 e ti liberavi di tutti quegli ingaggi. Sì, però non è colpa mia. No, ma non è colpa tua. Ma purtroppo è colpa di tante cose, allora, abbiamo detto l'altra volta. Sono d'accordo con Gianni, secondo me sarebbe stato un anno... bellissimo. Molto migliore. Sarebbe stato, secondo me, un anno di costruzione per il terzo anno, molto bello, però non c'ha senso. Molto bello, massimo retrocessi. Visto il Venezia poi ha vinto invece, ha perso la Spezia. Ci ha fatto sto sgarbo incredibile. Visto il Venezia poi ci è andato. Cioè, vi rendete conto? Stiamo sul come è andata lì, vinceva il Venezia quella partita con lo Spezia, poi è andata pareggio e sconfitta.
Sì, ma tu hai perso in casa con l'Ascoli, ti ricordo. Sì. Ricordati sempre quella partita. Però bastava un punto. E manco ci hai provato. Bastava un punto, ragazzi, bastava un punto. Ma non capito, è stata una retrocessione con ignominia, è stata una retrocessione in cui ti ha separato dalla salvezza un solo punto. Comunque quindi questo dico. Acqua passata, però non mai ce l'ha più. Ma siamo a dire da due ore, però quello che c'è da affrontare e quelle che sono le perplessità. Oggi, Enrico, oggi è lunedì, no? Io spero che da qui a domenica la Ternana possa annunciare l'allenatore, possa annunciare probabilmente sabato. Carlo Mammarella, Carlos Mammarella, che gli dico sempre, ti chiamo Carlos perché c'avevi un sinistro Roberto Carlos, lui si mette a ridere, ma lo sa. Allora, Carlo Mammarella, che c'è anche il parentino del direttore sportivo, possa affiancare o comunque dare una mano a Capo Zucca. La nomina, scelta del nuovo allenatore, poi vediamo il discorso. Mi pare che quella famosa cena che dice anche lì, che sta anche lì, mercoledì, giovedì, non ricordo quando è stata, lì, che risulta a me, alla fine si era trovato un accordo, sì, perché uno dei motivi che rendevano difficile la permanenza di Capo Zucca era, diciamo, la divergenza di vedute con il direttore Daniello. Quindi, ma non solo, Daniello che avrebbe apportato in questo anno? Credo. Daniello che è il direttore generale operativo. Che ha fatto? Tre conferenze stampa. Ha fatto che, basta. Che lavoro fa, vuoi dire? Che ha fatto per la Ternana quest'anno? E lui fa il direttore gestionale, si occupa di tutta la parte amministrativa gestionale della Ternana. Per esempio, il marketing, so che c'è stato un forte impulso sul lato, per esempio, dei contratti pubblicitari. So che, questo non lo so, devo trovare conferma, però mi dicono che si è incrementato. Scapperà il bilancio. Bene, ecco, quello si è incrementato. Poi che cosa fa? Che ti posso dire? Le convenzioni piuttosto che tutta quella però che è la parte. Però perché non si è limitato a fare quello? Cioè, forse tanti mi domando, scusami Gianni, intervengo su questo. Ternana c'ha 60 dipendenti. Siccome ha fatto, adesso poi vedremo i bilanci, ha fatto bene nel suo settore, quello che gli veniva richiesto, che credo sia stato messo in chiaro in quella famosa cena, è che ognuno ha il suo compito. Certo, è quello che dico. Non andarsi a pestare i piedi, insomma, sì, no? Mammarella reciprocamente. Mammarella bene, una bella figura. Livia, lo sai come stai dicendo, infatti, linee ben definite, cioè direzione sportiva, direzione amministrativa gestionale. Bravissimo. Uno la segue Capo Zucca, l'altra linea la segue per il momento Daniello, poi vediamo se avrà altre offerte. Poi Mammarella dicevi? No, un bellissimo innesto per la società, per la squadra, comunque sia. Una persona che sa di calcio, una persona che sta dentro gli spogliatoi, una persona combattante, sì, è giusto, se lo merita. Carlo, me ne parlano tutti molto bene. Alla grande, guarda, come lo conosco io, è uno che parla poco, non è un chiacchierone, ma dice le cose. Poi vi posso dire una cosa, perché io lavoro in un posto dove ci sono tutti i calciatori, hanno le case. Io spesso lo vedo Carlo Mammarella ed è un po' una chioccia importante, no? Sì, sì. In molte situazioni l'ho visto parlare con alcuni giocatori in momenti delicati, credo che sia una figura importante. Sì, va bene, la regia già mi ha fatto chiudi. Ma davvero, è già finita? È già finita, questa è una puntata interlocutoria, come vedete, di notizie certe. Che fanno, ma le notizie non certe sui punti interrogativi sono notizie. Certo, io invito, ma è anche un invito alla riflessione. Forse faremo il girone B, altre incertezze. Comunque, forse qualcosa, forse, diciamo, possiamo. Ha detto bene Livia, il momento in cui tu non dai notizie, no, dico solo questo. Scartiamo quello che non è. Ecco, scartiamo quello che non è. Fronte allenatore abbiamo scartato, fronte discorso cessione, siamo iscritti, che non è un dettaglio, ricerca di nuovi soci, sì, Ternana sull'orlo del baratro, no, per ora no, per ora, per no. Ora, ecco, no. Ternana col cappello in mano, compratemi, non credo, nuovi soci, sì. Va bene. Presidente Guida, l'aspettiamo, anche qui noi saremmo veramente contenti di poter, no, magari fare chiarezza, certo, con lei presente, perché quale cosa più bella. Mi spiace, certo, ci sto pure io. E ci mancherebbe altro. Va bene, vi faremo sapere quando ci rivediamo, appena succede qualcosa faremo un'altra puntata così. Lampo. Just in time, come si dice. Grazie Livia Torre, grazie Gianni Giardini, grazie Alessandro Mari, un saluto a tutti, anche a Gigi Marini che incredibilmente oggi sta lavorando, e ci vediamo a breve. Ciao ciao.